Buon allenamento per la Banca Tercas-Teramo che ieri sera a Campli ha affrontato davanti ad una buona cornice di pubblico la Filenigliesi, compagine di Lega 2, che ha cambiato da 2 settimane la guida tecnica, Bartocci al posto di Vanoncini. Partita organizzata dalla Nino Di Annunzio Campli per ricordare l'ex dirigente camplese Enzo Borgognoni, cui presto, si spera, sarà formalmente intitolato il Palafarnese, anche se per tutti è già ormai Pala Borgognoni. Era quello che volevamo, gettare un seme di una manifestazione che speriamo che possa diventare un'abitudine annuale. È stato bellissimo rivedere il Palasport con tanta gente, quasi pieno, la gente si è sicuramente divertita e speriamo che questo serva a tenere vivo il ricordo di Enzo in maniera concreta, come era lui poi, cioè nel fare le cose, nell'organizzarle, nel portarle avanti con pazienza e con dedizione. Durante l'intervallo il presidente Antonetti ha consegnato la maglia numero 1 con la scritta Enzo ai familiari del dirigente scomparso un anno fa. Sul lato tecnico Capobianco ha ruotato molto i giocatori e dato minutaggio a chi come Cerella ha avuto meno spazio durante la stagione. Partita utile a recuperare ritmo gara dopo la pausa e giocata in crescendo dalla Tercas contro una buona Iesi, avanti all'intervallo 39-45. Teramo allunga nell'ultimo quarto e si impone 89-74 con 17 punti di Diner e 15 di Amoroso. Abbiamo fatto giocare tutti gli uomini con quasi lo stesso minutaggio, tranne qualcuno che aveva qualche affaticamento. E quindi sono estremamente contento di come tutti quanti hanno approcciato la gara. Certamente alcuni dettagli vanno corretti prima possibile perché quest'anno abbiamo perso troppe partite per pochi punti e pochi punti si perdono quando la cura dei dettagli non viene un po' meno. Prosegue la settimana di allenamenti in vista dei tanti imminenti impegni, a partire da quello di Pesaro, domenica alle 18, gara inserita nel Basket Day di Sky, obiettivo sfatare il tabù dell'Adriatic Arena, arbitri Facchini, Seghetti e Cagliazza. Pesaro si è ripreso alla grande dopo un inizio di stagione abbastanza sfortunato anche perché anche per infortuni come del resto noi, ha un asse play pivot molto importante perché è un asse che 2 anni fa ha portato Avellino a vincere la Coppa Italia, ha altri giocatori importantissimi, ottimi giocatori, ha quasi 2 quintetti, dobbiamo andare lì con la concentrazione giusta e con la grande attenzione alla cura dei dettagli, perché sennò in questo momento Pesaro è veramente uno squadrone e sarebbe veramente difficile vincere.